Italia, e come ogni venerdì torna anche un nuovo appuntamento di O Fiorentina, un programma firmato in viola, anzi scusate, firmato Olibet.tv. Parleremo di Fiorentina ma anche chiaramente di mondiale. Non sono da sola, c'è sempre il mio compagno di viaggio con me, Emanuele Vento. Buon pomeriggio, ben ritrovato, come stai? Tutto bene, ben ritrovata Romy, ben ritrovati a tutti. Ovviamente tanta Fiorentina, tanto viola, sì. Ma come non può essere, anche tanto Qatar. Siamo nel mezzo di questo mondiale, anzi un bel po' inoltrato, quindi dobbiamo per forza occuparci anche di questo. Non siamo da soli io e te, abbiamo anche un ospite che è già stato con noi, è tornato più volte e siccome ormai siamo in viaggio insieme lo salutiamo anche oggi. Buon pomeriggio Alberto Di Chiara. Buongiorno a tutti. Alberto, insomma, ormai è... Ti fermiamo un attimo solo perché vogliamo, perché prima. Perché è di casa. Perché è di casa ormai, sei di famiglia, quindi i convenevoli li lasciamo a parte. Ma cosa vogliamo domandare subito ad Alberto? Di cosa, con cosa vogliamo iniziare? Beh, Fiorentina-Qatar è un assist abbastanza esplicito, no? Perché sì, c'è un giocatore che con la maglia viola ha brillato specialmente in questo inizio di stagione, che in estate ha tempestato le voci di mercato e che adesso sta letteralmente brillando con la maglia della sua nazionale. È Amrabat, una presenza ingombrante in mezzo al campo, nella grande rivelazione di questo mondiale, la formazione magrebina che arriva ai quarti di finale, che affronterà il Portogallo con Santos che deve fare i conti con... il delicato caso Cristiano Ronaldo, e quindi qua in vista Alberto Amrabat come uomo simbolo di una grande rivelazione. Ma diciamo che è tutto il Marocco che è la sorpresa di questo campionato mondiale, ha dimostrato grande caparbietà, grande, con un gioco, diciamolo, chiamiamolo all'italiana, grande carattere, grande coesione in campo. Amrabat è senza dubbio uno dei protagonisti, solo e semplicemente perché probabilmente sta giocando nel ruolo che più gli si addice, quello che lo aveva caratterizzato in maniera positiva a Verona nel campionato, nel nostro campionato, dove purtroppo ha perso un pochino il bandolo della matassa da quando è venuto a Firenze, quando appunto il modulo di italiano mal si addiceva alle sue caratteristiche tecniche, perché prima ha trovato appunto con il 4-3-3 ha trovato un Torreira che lo ha un pochino oscurato e quindi non faceva un pochino, si è perso un pochino nell'arco dell'anno. Poi invece ha ritrovato se stesso nelle ultime partite, perché nonostante l'andar via Torreira, italiano ha insistito un pochino troppo a farlo giocare in un ruolo non suo. La sua è un'opera di frangiflutti che fa sempre in maniera eccellente, la sua fisicità non è che può dettare l'ultimo passaggio. È un pochino come, per fare un esempio di giocatori famosi, come se nel Milan c'era Gattuso e Pirlo, va via Pirlo e Gattuso fa il ruolo di Pirlo. Le caratteristiche sono completamente diverse e quindi non può esprimersi al meglio, non si è potuto esprimere al meglio fino a che appunto italiano non l'ha messo poi in una situazione adeguata alle sue caratteristiche, e Marco ha sempre giocato in questa maniera e lo ha dimostrato e sta ampiamente dimostrando di essere uno dei protagonisti. Ora è una squadra che bisogna temere perché non ha più nulla da perdere, ha già fatto una grande impresa. Vero, sono d'accordo, una grande impresa Alberto. Ma noi, come sempre, vedete qua questo bel televisore alle nostre spalle, Olibet.tv, giochiamo un po' con i numeri e le statistiche, con chi chiaramente è competente e le sa fare, non come Emanuele Vento. Vogliamo raccontare la tua esperienza così, per chi se lo fosse perso? Emanuele Vento è venuto a Tipstop settimana scorsa, è stato con noi e ha fatto la sua prima, l'esordio di esperto di pronostici, giusto? Com'è andata Emanuele? Esperto di pronostici ed Emanuele Vento non vanno benissimo d'accordo, ma la fotografia perché è perfetta. Perché? Non ne hai beccata una? No, è Qualibet TV, verso la metà della stagione, direi che c'è stato un caso emblematico. Tu Romina, nel bel mezzo della puntata di Qualibet TV, mi chiedi quanto finirà Inter Fiorentina e io ho detto, vabbè, mi sbilancio. Sì, lì è pochi stata gol, una botta di coraggio. 1-0. 1-0 ed è finita. 4-3. Perfetto. Vedi che insomma se avete bisogno, sì. Sei nel tuo comunque. Sì, mi sento a mio agio. Sì, però sì, scusa, sì. Puoi dire almeno che ti sei divertito con noi. È stato bello stare parte di quel gruppo un po' fuori di testa. Sì, assolutamente. E quindi, siccome con te la fortuna del principiante non ha funzionato, possiamo ritentare? Ti aspettiamo un'altra volta, vieni? Sì, i telespettatori saranno contenti. Te la senti? Sì. Allora, intanto vado a chiedere a Olibet.tv, che
chiaramente sa quello che dice e si occupa di statistiche per quanto riguarda il primo marcatore, quindi la prima grafica che vedremo oggi, primo marcatore per Olanda-Argentina, i tre nomi papabili, e poi chiaramente Emanuele voglio sapere da te se sei d'accordo con quanto stai vedendo ora. Messi 20% di possibilità, favorito come prima rete segnata in Olanda-Argentina, Lautaro 13%, Dybala 11%. Questa era abbastanza facile, dai, se ti avessi chiesto primo marcatore mi avresti detto cosa? Beh, il primo, Messi. Vero? Beh, anche perché di questi tre, innanzitutto Olibet si sbilancia perché ci propone tre giocatori dell'Albiceleste. Sì. Dybala forse potrebbe trovare spazio perché sono da valutare le condizioni e probabilmente fino all'ultimo minuto vuole rimanere con il dubbio Scaloni, no? In questo reparto avanzato in cui ci sono diversi giocatori interessanti. Su tutti Messi, a me piace tantissimo in Argentina, no? L'utilizzo delle parole, questa illusione di cui continuano a parlare nella fetta Albiceleste e il Nuovo Mondo, perché sì, è un obiettivo concreto, ma gli argentini sono ben consapevoli che in Qatar ci sono gruppi decisamente più forti, ma decisamente meno gruppi. Vuol dire che ce ne sono Messi e poi altre 10 persone. Questo fa la differenza perché i compagni giocano per Messi, dal punto di vista dell'organico però basta guardare la difesa, no? Otamendi, certo. Acuña, Romero, e insomma a destra Molina, di certo non, la migliore, non il miglior blocco difensivo presente in Qatar. Sì, se puede, però è l'urlo che rimbomba per le strade di Buenos Aires, ma non solo in Argentina, attenzione all'Olanda del Pitbull Van Gaal, perché lui ha pizzicato l'Olanda. Parecchio l'Argentina in conferenza stampa, ha detto che Messi l'ho già arginato nei mondiali del 2014, in effetti non aveva fatto una gran partita la pulga, però in finale c'era andata l'Argentina. Corsi, ricorsi storici, fame di vendetta Orange, il primo marcatore dovrebbe essere dell'Argentina e dovrebbe essere Messi, perché questo è il suo mondiale. Per me è la mia favorita l'Argentina. Ce ne sono tante squadre forti, c'è anche, mi piace un sacco. Secondo me anche chi esce da Francia e Inghilterra esce con la pelle veramente dura. E quindi un risultato esatto di... Ci sbilanciamo così, giustamente, avendo un esperto. Vabbè, quanto ma l'Olanda fianco... riuscirà a segnare l'Argentina, va bene, diamo l'Argentina favorita per l'esito, però come anche prima rete va bene segnata, ma riuscirà l'Olanda almeno a fare un gol all'Argentina secondo te o no? Allora, gli olandesi... Non registriamo, non siamo a tipstop, non ti preoccupare. Gli olandesi avevano tanti dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato, no? Perché mancava la vera e propria prima punta, è mancata la Germania ed è uscita, è mancata la Spagna e sono uscite, ed è uscita anche la Roca. Depay sembra essersi ritrovato con la nazionale, Gakpo dall'altra parte, la grandissima rivelazione Orange in questo mondiale finora, secondo me sì. Da un lato è vero l'attacco olandese non è troppo forte, dall'altro però la balla parecchio la difesa dell'Argentina. Balla potrebbe parecchio. Lasciare insomma assolutamente un buco. E ce ne sono diverse di rivelazioni, no Alberto? L'abbiamo visto in questo mondiale, c'è Gakpo, anche Dumfries che forse per età ha attirato l'attenzione ma fino a un certo punto, poi anche questo prezzo che gli è evitato addirittura 60-70 milioni per un terzino, bisogna capire chi effettivamente li spenderà. C'è magari un giocatore che ti ha impressionato particolarmente, comunque la Fiorentina potrebbe andare a caccia di un attaccante se c'è comunque un profilo che secondo te ha strappato le prime pagine immeritatamente in questa prima fase di mondiale. Ma sai, io è molto difficile andare a individuarlo perché nei mondiali poi vengono anche sopravvalutati determinate situazioni, che ci sono giocatori che magari erano semi sconosciuti ma fanno due o tre partite buone al mondiale e valgono milioni e milioni di euro. Ci andrei molto cauto, senza dubbio se uno potesse farlo, qualcosa che chiaramente se andare a cercare un attaccante che possa fare gol, andare su Ramos, sul 2001 del Portogallo, potrebbe essere un'idea, ma credo che sia un'impresa non facile. E a proposito, a questo punto, visto che abbiamo giocato come sempre con i pronostici e i numeri, anche voi da casa avete la possibilità di provarci davvero ad azzeccare qualche risultato esatto. Più ne indovinate, chiaramente più sarete bravi, ma la cosa bella è questa iniziativa proprio di Olibet.tv. Se volete partecipare e iscrivervi a questo contest sul mondiale, dovete andare sul sito di Olibet.tv. Ora chiedo alla regia magari di farvi vedere qual è il link e qual è il sito dove dovete accedere per partecipare. Adesso vi dico anche qualcosina in più, ovvero primo turno del girone, secondo turno, terzo turno, ottavi, quarti, semifinali, finali, quindi in tutte le sfide sarà possibile pronosticare il risultato esatto delle partite. Più risultati vengono indovinati, più si sale in questa classifica che verrà stilata da Olibet.tv, che verrà condivisa con tutti i partecipanti a conclusione di ogni turno. Chiaramente al termine della competizione i primi tre
avranno dei premi. Al primo posto abbiamo un viaggio per due persone, comprensivo di volo e anche di hotel a Siviglia, più due biglietti per una partita del Betis. Al secondo posto invece due biglietti in tribuna VIP per Fiorentina-Milan. Andiamo a vederla anche noi? Ci proviamo? Volentieri. Non lo promettiamo, ma ci proviamo. Volentieri. E al terzo posto invece abbiamo una maglia autografata originale della Fiorentina, quindi una bella occasione per divertirsi, provare, insomma, mettersi in gioco, ma anche magari, perché no, vincere qualcosina a uno di questi tre premi fantastici. Complicatissima però come sfida, perché il presidente della FIFA Infantino è stato chiaro: il calcio sta diventando sempre più globale. Ovviamente non voglio scoraggiare chi ci vuole provare. No, dai, infatti è una bella cosa, poi è divertente da provare. Ed è divertente, proprio perché Infantino l'ha spiegato, no? È stata, secondo lui, esagerando, la fase a gironi più bella di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Esatto. Forse un po' troppo, perché comunque ci sono stati gironi che di spettacolo ne hanno dato ben poco, no? A partire dal girone A, Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda, decisamente partite poco divertenti, non da rimanere incollati alla televisione. Però è vero che sta diventando un calcio sempre più globale. Tutti i continenti che si presentano agli ottavi di finale e soprattutto le piccole che riescono a battere le grandi. È sempre successo, ma così tanto no. Così tanto no, vero? No. Quindi è stata una bella scoperta, divertente da... da seguire anche. E quindi divertente anche inoltrarsi da provarci, in questi tentativi. Esatto. Potete anche non essere bravissimi, a volte affidatevi anche solo alla fortuna, come fa Emanuele Vento, che però non funziona tantissimo. Assolutamente. Ma ti ho massacrato. Vabbè, ma vogliamo tenendo conto dei miei pronostici è veramente complicato. Vogliamo provarne un altro, se vuoi. Vediamo la prossima grafica di Olivet. No, perché quella era un'iniziativa, un contest molto carino, quindi iscrivetevi. E anzi, oltre al sito e chiaramente a partecipare a questo contest di Olivet.tv, potete anche andare a seguire la pagina Instagram, perché ci siamo anche sui social e quindi anche lì potete rimanere sempre aggiornati sulle grafiche e le statistiche di chi i pronostici li sa fare bene, giusto? Allora, la prossima grafica riguarda Inghilterra-Francia, ne abbiamo parlato prima, 1x2, quindi sull'esito di questa sfida, ecco qua la nostra torta globale. L'Inghilterra non è la favorita, ha un 30% di possibilità, 30% a pari merito con il pareggio, e la vittoria invece della Francia con un 40% è leggermente favorita, non di tantissimo, però insomma, Francia chiaramente... Condivido caso, pienamente beh, con come Olive. Fai a non condividere, direi assolutamente. No, perché non si è sbilanciata nella metà della Francia. Sì, è vero. È secondo vero, me vero. Se fai un rapido sondaggio in giro, soprattutto in Francia, sì, loro sono sicuri di avere la squadra più forte. Ed effettivamente è vero. Poi però in terra britannica c'è chi ha analizzato effettivamente quello che è il grande punto di forza della Francia, Kylian Mbappé. È imprendibile. Ecco. Se tu ti metti col motorino Romy e provi a correre alla stessa velocità, non ce la fai. Però cosa hanno detto in Inghilterra? Kyle Walker è il più adatto in tutto il Qatar a marcare un giocatore del genere. Non fa della rapidità il proprio punto di forza. Ma se diversi allenatori hanno deciso di spostarlo in mezzo alla difesa, vuol dire che si fidano maledettamente, uno, del suo senso di posizione, due, della sua capacità di lettura, tre, dell'esperienza. È un giocatore che di partite pesanti, importanti, ne ha giocate parecchio. L'unico probabilmente in grado di contrastare Mbappé. Al tempo stesso però sarà un'Inghilterra bassissima, perché se c'è un giocatore così rapido devi giocare innanzitutto compatta, ma soprattutto vicino alla tua area di rigore. Lo possiamo dire, il quarto di finale più bello. Vero, da vedere assolutamente. Pronostico sul risultato esatto? Pronostico sul risultato esatto, chiedi una cosa difficilissima. Dai, così. Io ti dico pareggio, si va ai supplementari. Non so quanti gol, potrebbe essere magari anche un 1-1, perché secondo me la Francia che non fa gol è complicato, tenendo conto di quel mostro che ha davanti. Però anche l'Inghilterra, che giocatore che ha, no? Una spedizione che parla la lingua della Premier League. Ai supplementari? Si va ai supplementari, secondo me. Beh, questo è un bel pronostico da fare. È un bel pronostico, che sicuramente non verrà rispettato, Romy, ma tanto venerdì prossimo parleremo di altre partite. No, io me lo ricorderò adesso, segno tutto, perché voglio vedere se questa volta invece... Da uno potrò prendere. Dai, almeno una sì. Abbiamo almeno quattro partite. Vogliamo provare la prossima? Magari sì. Ti senti più fortunato con Marocco-Portogallo, sempre sull'1x2. Vediamo insieme la torta di Olibet.tv. Il Marocco, un piccolo 10% di questa fetta. Il pareggio rimane come prima, un 30% di possibilità. E qui abbiamo però un Portogallo più favorito, con un 60%. Questa è abbastanza... Anche su questa sei d'accordo, immagino, vero? Sì. Sì, però a questo punto il Marocco cosa? Non ha mai avuto niente da perdere. È una nazionale africana che gioca un calcio maledettamente europeo. Uno, perché tanti giocatori sono nati in Europa, per esempio in Spagna. Due, perché effettivamente compongono i club europei. E poi c'è questo momento storico, no? Questi flussi migratori per cui vince il Marocco in Qatar, c'è l'esplosione maghrebina e poi però in tutte le parti d'Europa queste grandi feste che hanno portato anche a problemi ovviamente evitabili. Una discussione che ovviamente è inutile affrontare in questo momento.
più utile invece riguardare le prestazioni di Regragui, una formazione che con la Spagna ha accettato il gioco della Roca. Lucio, Luis Enrique, tanto criticato in patria, il pallone ce l'ha sempre avuto, se l'ha davanti a chi non segna l'allenatore può decisamente ben poco, la lezione l'ha imparata anche Flick, il commissario tecnico della Germania. A questo tempo, a questo momento si presenta il Marocco senza nulla da perdere, con un Portogallo che deve fare i conti con Ronaldo, perché la prima partita a Santos è andata bene, perché il sostituto di CR7 ne ha fatti tre, ha voluto esagerare. È un caso Ronaldo, non si è allenato con le riserve nel post partita, è difficile da analizzare, però il Portogallo è più forte. Portogallo è nettamente più forte, dai. Nettamente. Campo, è una squadra che in panchina c'ha Leao, che è uno degli esterni più forti del mondo. Senti, vuoi chiedere qualcos'altro? Perché siamo quasi addirittura d'arrivo, eh? Qualcos'altro da chiedere ad Alberto? Se no, anzi, scusate, oggi voglio esagerare. Ce l'ho io il tuo pronostico preferito. Un'altra grafica. Sì. Però secondo me questo forse è il pronostico più divertente alla portata anche dei non espertissimi di pronostici. Ovvero? Capocannoniere. Ok, questo dai, è più questo è carino, è divertente. È dai, vediamo allora, Olibet.tv cosa ci propone per chi sarà capocannoniere. Eccolo qua, Mbappé, 60% al primissimo posto, subito dopo Messi con un 10%, Giroud 5% ed ultimo Neymar con un 3% di possibilità. Beh, 60%. Carina. 60 direi che è nettamente, anche perché se guardi le percentuali degli altri sono molto piccole rispetto al suo 60 immenso per cento. Quindi uno per i gol che ha già fatto. Esatto. Due perché Olivet si fida parecchio della Francia. Però che mondiale è stato, Romy? Tutti i giocatori che dovevano rispondere non hanno tradito le aspettative. È vero. Messi, che è sempre stato criticato per questo suo atteggiamento con la nazionale, ha deciso di prendersi 10 compagni in spalle e di portarli adesso ai quarti di finale. Poi vedremo dove andrà l'Argentina con questo Nanda che è un'incognita. Pitbull Van Gaal gioca sempre brutte trappole. Poi Cristiano Ronaldo, che è vero, uno spogliatoio spaccato già prima della partenza, quell'episodio con Bruno Fernandes poi smentito, l'altra situazione spiacevole in allenamento con João Cancelo, anche lì hanno preferito per ammorbidire tutta la situazione, ma in campo ha sempre risposto presente Cristiano Ronaldo, un Portogallo che gioca per lui, ma come non potrebbe essere altrimenti. E poi Kylian Mbappé. Eccolo. Che sembra essere destinato a fare grandissime cose. E lui rischia di vincere il secondo mondiale. Probabilmente le farà. Quindi siamo in linea con la classifica di Oli. Ti piace di più come tipologia di pronostico rispetto all'1-2? Il risultato esatto, capocannoniere o primo marcatore, qual è la tua preferita di tipologia di pronostico, intendo? Ma secondo me adesso... Il risultato esatto è troppo complicato. Troppo complicato. Anche Argentina-Australia, una partita che sembrava morta. Sai che Cisco, no? È bravissimo sui risultati esatti. Eh sì. Lui è quasi uno. No, nel senso che non è così. Cioè, magari su altre cose no, ma sul risultato esatto è molto bravo e ne ha beccati tantissimi. Bravo Cisco, bisogna seguirlo e imparare anche. Ed è difficilissimo però. Ed è difficilissimo, sì. Beh, lui magari a volte ne propone un paio Una partita che sembrava morta, una partita che in molti si erano giocati il no goal e l'Australia decide di segnare, anzi la riapre, addirittura rischia di pareggiare. Per questo è complicato, perché poi l'ha detto anche Infantino adesso, differenze sempre più sottili, anche Argentina-Australia che doveva essere una partita non semplice perché era un ottavo di finale, però ha sofferto maledettamente l'Argentina alla fine, si è divertita parecchio. Brasile-Corea del Sud, Brasile più forte, chi è che si era giocato un risultato esatto del genere? O Portogallo-Svizzera? No, è vero, sì, forse sul Cisco. Mondiale, forse solo Cisco, chissà se l'ha beccato, non me lo ricordo a memoria chiaramente, però ne ha dette diverse, anche la settimana scorsa è stato molto coraggioso e ha azzardato dei risultati esatti che qualcuno ha anche preso tra l'altro, quindi bravo, bravo anche Emanuele Vento. Io ti invito però a tornare anche già se vuoi al prossimo appuntamento di Teams, così ormai mi diverte, poi soprattutto prenderti in giro nell'appuntamento dopo di Olivet. Un piacere veramente con Fiorenzi. Grazie mille. Siamo arrivati quasi alla fine. Guarda che anche io comunque ho tentato un paio di volte la mia il mio pronostico preferito. Ma prova preferito... adesso chi vince il mondiale. No, addirittura. Vabbè, allora decidi tu un facciamo bene, decidi tu un pronostico e poi dai. No, vabbè, allora chi vince il mondiale per me è... mi scoccia un po' a dirlo, secondo me chi vince l'Argentina. No, quella è, mi piacerebbe. Il Portogallo. No, non lo dico. Ok. Non lo voglio dire, non lo voglio dire. Lo dico magari la prossima, posso tenermelo ancora. Guardi Leone, Romina. Guardi Leone tantissimo, soprattutto quando devo fare i pronostici. Va bene, siamo arrivati alla fine, Emanuele, anche di questo appuntamento di O Fiorentina. Salutiamo il nostro Alberto Di Chiara, che invitiamo chiaramente a tornare quando vuole. Grazie Alberto, ciao. Un saluto a tutti, ci vediamo presto.
Assolutamente sì, quando vuoi sei il benvenuto in casa o Fiorentina con Olibet.tv. Grazie Emanuele Vento come sempre per avermi accompagnato anche in questo viaggio. Mi viene da ridere, oggi non lo posso guardare, rido. Vabbè. Grazie a te Romina, buona serata a tutti. E voi mi raccomando rimanete qui e buon proseguimento di serata qua con la programmazione di Sport Italia.